Il CDA dell'IVV ha deliberato lo spegnimento di alcuni forni dell'azienda, quindi ci siamo. Purtroppo sì, chiaramente la situazione del prezzo del metano non è cambiata, anzi in questi ultimi giorni addirittura è aumentata. Quindi abbiamo deciso chiaramente uno spegnimento provvisorio che partirà gradualmente dal 10 di settembre fino ad arrivare per alcune tipologie di lavorazione fino alla fine di settembre. Speriamo chiaramente poi che vi siano le condizioni per poter riaccendere prima possibile e di limitare la cassa integrazione, che chiaramente è sempre una sconfitta, e ci siano però a questo punto di vista degli interventi sulla fissazione del prezzo del metano e a sua volta anche maggior contributi rispetto a quelli attuali, che sono del tutto insufficienti. Il futuro, per dirla con Ruggeri, è un'ipotesi comunque. Il futuro è un'ipotesi, però insomma noi... E il segnale in tutta questa negatività, il segnale di ottimismo è che il mercato è in crescita e che abbiamo prodotto tutti gli ordini che vogliamo consegnare da qui a fine dicembre, e non sono pochi, in particolar modo sul mercato estero. Abbiamo ritardato anche di alcune settimane la produzione nonostante appunto la difficoltà di mantenere in piedi questo tipo di configurazione, proprio per le ragioni che dicevo prima, per poter accontentare tutti i nostri clienti. Quindi sia tutta la parte commerciale, le spedizioni rimarranno attivi e si cercherà di da questo punto di vista di fare il massimo. Chiaramente è indispensabile che nelle prossime settimane appunto vi sia un segnale o più segnali, come dicevo prima, perché chiaramente questa situazione non può protrarsi più di alcune settimane. C'è necessità insomma di pianificare anche il 2023 in maniera diversa rispetto a quello attuale. A questo punto, per i dipendenti dell'azienda, ai dipendenti dell'azienda che cosa succede? Allora, la prima cosa è il discorso di far fare le ferie residue che sono rimaste. Probabilmente poi accederemo alla cassa integrazione. Cerchiamo il più possibile di far sì che sia a rotazione, vediamo nei vari reparti, però sicuramente insomma in queste prime settimane faremo smaltire le ferie del 2022, perché poi questo è anche indispensabile per poter accedere agli ammortizzatori sociali. Sicuramente però saranno previsti dei periodi di cassa integrazione, fermo restando eventuali così scenari positivi che però in questo momento non abbiamo.